Amici di Blu TV, ben trovati. Oggi un'altra puntata dedicata alla festa della fragola di Cassibile, puntata che si svolgerà, come vedete, all'interno dell'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Io chiudo, come vedete. Sono arrivata qui in questa splendida macchina perché cosa c'è? C'è qualcosa da dire? Non credo proprio. Una festa quindi ricca di colori, di sapori e di folklore. Seguiteci. Gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a wind in my chest that that's on. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Siamo spostati presso lo stand dei cannoli, quindi anche il cannolo alla fragola. Buongiorno, parliamo un po' di questo cannolo, la preparazione. Ma la preparazione viene effettuata da Cannolandia, che da diversi lustri già è ospite qui alla Saga della Fragola. È artigiano. Artigiano è un invito a tutti gli artigiani, come fa Gabriele Lomonaco e la moglie Ivana Meli, a intraprendere questa strada e far riscoprire quelli che sono i gusti, quelli che sono veramente i sapori di una volta, e gusto misto a quello che praticamente è genuinità, prodotti a chilometri zero, che permetteranno anche in questa manifestazione di dover far capire a chi ci viene a trovare, agli utenti, che la festa della fragola è anche un motivo per assaporare anche quello che fa Cannolandia. Valorizzare i nostri prodotti locali. Il prossimo anno vi rivedremo sempre qui? Sì, dicevo poco fa che ci ospita praticamente da diversi lustri, e è un piacere venire anche perché il cliente, come dicevo poco fa, assapora queste prelibatezze e ritorna volentieri ogni anno a quella che è la manifestazione. E un plauso a quello che naturalmente, dicevo poco fa, sono anche i gusti. Abbiamo gusti alla fragola, alla ricotta soprattutto, quindi prevalentemente con il latte del ragusano, quindi pistacchio, cioccolato, nocciola, come vedete una varietà e un modo variegato per poter anche, mi stanno anche segnalando naturalmente quello che è la buonissima granita alla fragola, tutto all'insegna del frutto prelibato della nostra terra. Un saluto agli amici di Blu TV. Grazie a tutti voi e arrivederci al prossimo anno, un abbraccio. Perché qui alla festa della fragola di Cassibile ci sono anche stranieri, tra virgolette. Da dove viene lei? Da Lentini. Sempre in provincia di Siracusa stiamo parlando. Perché da Lentini viene qua? Per vedere la festa della fragola, la sagra. Bella. E quindi ci racconti un po', siete arrivati, lei è qui con suo marito? Sì, siamo arrivati in questo momento. E ancora stiamo iniziando a guardare. Ma è la prima volta che venite qui, ne avete sentito parlare? Sì, abbiamo sentito parlare e siamo venuti. Ma lei sa che c'è il cannolo alla fragola, la salsiccia alla fragola? Devo arrivare. Un sacco di novità alla fragola. Devo arrivare, speriamo. Cosa ha comprato? Io sono curiosa. Bella. Francesca, il suo nome. Il mio nome è uno per mia figlia e uno per mio nonno. Non posso negare niente. La festa della fragola qui all'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, e per cominciare bene la giornata chiaramente possiamo anche usufruire di queste splendide fragole e quindi fare la colazione a base di fragole e panna. Buongiorno. Buongiorno, salve, sono Giovanni Cavallo, vengo da Vittoria, siamo qui ospiti degli amici organizzatori e vediamo che è sempre una bella manifestazione, siamo presenti da 4 anni e vedo che la manifestazione va bene.
richiamo comunque a tutta la popolazione locale, non solo per venire qui e assaggiare le fragole, ma anche godere dello spettacolo, perché ci sono spettacoli serali. Il momento principale della giornata qual è? Ma penso che sarà il 1° maggio che c'è la serata clou, quindi ci sarà un afflusso inimmaginabile, come prevedono gli organizzatori, come si è previsto negli anni passati. Penso che sia una bella manifestazione. Cercheremo sempre di migliorarla come tutte le cose, speriamo che vada bene. E parliamo ancora di prelibatezze. Buongiorno, lo spincione alla fragola. È una novità di quest'anno che lo facciamo sia fragola e la crema di fragola, per assaporare di più il sapore della fragola. Così la gente, bene o male, troverà qualcosa di nuovo quest'anno. Come viene fatto? È un impasto di riso, pasta di fragola e sciroppo di fragola. E poi ci va la crema alla fragola, che viene molto gustato abbastanza bene. E per una dieta buona si può mangiare quest'anno. Certamente. Senti, è il 1° anno che siete qui o è già un appuntamento per voi? Da 10 anni sicuro che siamo qua. Il prossimo anno vi rivedremo. Saremo sempre qua. Un saluto agli amici di Blu TV. Salve, una buona giornata. Amici di Blu TV, mi prenderete per pazza oggi perché sto facendo una cosa che non ho mai fatto, ma per voi sono disposta a fare questo ed altro. Vedete, qui io sono sopra un bellissimo cavallo, perché nella programmazione, aiuto, nella programmazione della festa della fragola dell'Ippodromo del Mediterraneo, sapete che ci sono anche le gare ippiche, ma non solo, oggi c'è il battesimo della sella del centro ippico Don Santino. Seguiteci! I am lost, I am vain, I will never be the same without you. Without you, without you, without you. Amici, sono scesa da cavallo per intervistare il vicepresidente del centro ippico Don Santino, il signor Listro. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, quindi sport e folklore, quindi la festa della fragola e lo sport insieme. Sì, grazie ai ragazzi che hanno organizzato la festa della fragola. Stamattina siamo qui con 4 esemplari del centro ippico Don Santino, tra cui facciamo anche ippoterapia, salto ad ostacoli, passeggiate a cavallo, per cui i cavalli sono abbastanza tranquilli. Stamattina siamo qui per il battesimo della sella. Significa, sono quei ragazzini che vogliono salire per la prima volta a cavallo e nonché anche adulti. Chi sono quelli più propensi, quindi interessati a fare una passeggiata a cavallo, gli adulti o i bambini? Ma senz'altro tutti, perché io dico sempre basta avere un senso di avventura, quindi per cui tu pensa che abbiamo fatto anche una passeggiata con delle persone cieche, per farti capire, e sono meglio di quelli che ci vedono, perché lasciano il cavallo libero, il cavallo sa dove deve andare, invece sai quello che è un attimo, c'è un po' di tensione, tira, fa il cavallo un attimo, essendo un po' cavallo esuberante, guarda, invece con i ciechi sono tranquilli. Però dico io basta avere un senso di avventura, dai 5 ai 100 anni si può anche fare. Benissimo, quindi terapia alle fragole e terapia al cavallo. Grazie, sì, tutto vero, confermo. Dopo la passeggiata a cavallo io mi ritrovo qui con uno degli organizzatori, salve, uno degli organizzatori appunto, dicevo, della festa della fragola, quindi Assofest, l'associazione. Sì,
Io già una cosa subito dico, sono orgoglioso di organizzare questa festa, vedete il contesto, l'habitat naturale di questa manifestazione. E questa manifestazione si può fare solo qua, visto i risultati, i numeri, ecco, come visitatori. Noi abbiamo in 4 giorni, l'anno scorso abbiamo avuto 80.000 visitatori, quest'anno prevediamo che in 8 giorni supereremo i 100.000 visitatori. È una manifestazione che va sempre a crescere, meravigliosa, sempre più ricca. Ora abbiamo il Sex Gara Watch, stamattina ad esempio abbiamo una gara regionale tuning, spettacolo stasera, insomma abbiamo una giornata piena di eventi, piena di divertimenti. Le famiglie qua possono vivere intensamente una giornata lieta in tutto e per tutto. Voi siete in 5 gli organizzatori, da cosa nasce questa iniziativa? Nasce dal valorizzare il prodotto, speriamo che diventa DOC da qui a qualche anno, della fragola particolare del nostro territorio, in quanto è una fragola molto speciale, come si suol dire, ha una consistenza abbastanza solida, riesce a resistere anche una settimana. È una fragola particolare e questo è dovuto al nostro terreno, del nostro territorio e anche alla durezza dell'acqua. Il prossimo anno? Il prossimo anno sarà il 10° anniversario, contiamo di fare altro tipo di manifestazione, arricchire sempre di più la manifestazione fino a quando il buon Dio ci aiuta e ci assiste nella salute. Per continuarla alla grande. E quest'anno, amici di Blu TV, una grandissima novità, il Sexy Car Wash. Siamo infatti in compagnia di uno degli organizzatori di questo car wash, parliamone un po', come mai questa novità quest'anno? A noi piace sempre cambiare, mettere sempre qualche novità di nuovo la nostra festa, quindi quest'anno abbiamo pensato a questo Sexy Car Wash, che abbiamo visto una bella serata a Cassibile organizzata dal nostro Massimo Rossito e abbiamo chiesto di nuovo di organizzarla qua. È molto bella perché la gente comunque vedrà una novità e poi comunque le belle donne è sempre piacere vederle in situazioni un po' particolari. E anche abbinamento gusto e bellezza, no, in questo caso? Gusto e bellezza, senza niente da togliere alle donne, comunque rispettiamo le donne per quello che fanno, è una decisione loro quello che fanno, non facciamo niente di male, è un divertimento per noi, non è più di tanto, non è. In cosa consiste? Consiste nel lavaggio delle auto con il corpo comunque coperto delle ragazze sulle nostre macchine di tuning. Bene, e c'è stato anche il concorso regionale tuning? C'è anche il concorso regionale che in questo momento è in corso e quindi c'è anche questa cosa che è molto bella, ci sono delle macchine che sono favolose. Poi. Questa puntata si conclude qui, noi vi salutiamo, ci rivediamo per il 1° maggio proprio qui in occasione della festa e quindi del taglio della maxi torta alle fragole. Vi vogliono salutare così i nostri amici, un saluto a Blu TV da parte di tutti noi, alla prossima!
noi vi salutiamo, ci vediamo come ho detto prima alla prossima, seguiteci sempre canale 98 del Digitale Terrestre in tutta la Sicilia, ciao!